Io cerco di esprimere il mio dentro sulla carta, sulla tela o su qualsiasi materiale e mi lascio prendere delle strutture del materiale, per esempio, e anche i colori vengono intuitivi. Non c'è un programma. E tutto quello mi fa molto piacere e mi porta avanti questo piacere finché è il momento che dico adesso è finito. Di solito i migliori quadri faccio in pochi minuti, non bisogno tanto pensare e si perde la spontaneità in quel momento. Allora i più veloci quadri sono anche i miei più cari, se vuoi dire così. Questo quadro l'ho fatto con molta energia. Non ho dato un titolo ancora. Si vede una testa, una testa di un cavallo, un uovo, una bocca. Un piccolo uovo è un seme. Che cresce in giù e dopo in su. Questo significa, per esempio, la gravità della Terra di solito tira. Ma la pianta deve crescere in su contro la gravità. Allora la pianta fa una forza per fare questa curva e dopo finalmente per uscire dalla terra. E questo è un simbolo per la vita. Qui abbiamo due quadri spontanei, come ho detto. Qui si vede proprio il tempo era corto che io
Ma per arrivare in questo punto devi prima riflettere. Quando tu fai, hai integrato una grande parte della tua vita. Questi due quadri sono di una nuova serie, diciamo, delle onde. Guarda questa combinazione di colore che è rosso ma non è rosso, è fantastico, non so dire niente su questo. Il quadro parla per se stesso, questo. Si vede anche un po' campagna, perché le onde significano anche campagna o mare o universo. Onde si trovano dappertutto.